Tony gli chiedeva: ora come faremo, ora che lei se ne va, se ne sta andando? E gli diede tre compiti: adorare, tacere, godere. E quindi l'adorazione, il silenzio, il momento in cui ci si concentra, vengono anche a sostenere il nostro rapporto con le difficoltà della vita. Per cui, ecco, forse in questi giorni in cui saremo costretti a vivere nelle nostre abitazioni la maggior parte del tempo, potremmo provare ad adorare e tacere, senza dimenticare anche che questo è un godimento dello spirito che il Signore vuole che accompagni le vicende della nostra vita e della nostra storia. E d'altronde Don Pino, il Papa, lo ha detto oggi nell'omelia: se l'ascolto del Vangelo, la pratica della nostra fede non ci allargano il cuore per farci cogliere la grandezza di quest'amore, e magari scivoliamo in una religiosità seriosa, triste, chiusa, allora è segno che dobbiamo fermarci e ascoltare di nuovo l'annuncio della buona notizia. Insomma, è il segno che abbiamo ancora bisogno di capire il Vangelo. E abbiamo bisogno di lasciarci penetrare dalla parola di Dio, e forse paradossalmente proprio i tempi del distanziamento possono essere anche i tempi in cui ci accostiamo maggiormente alla parola di Dio e alla meditazione che questa parola ci chiede. Allora, ancora siamo in attesa, manca veramente poco, 1 minuto e mezzo circa a mezzogiorno. Siamo sul sito vaticannews.va, e anzi saluto anche coloro che stanno ascoltando l'Angelus dal nostro portale o dal nostro canale YouTube. E sul nostro portale troviamo anche la notizia che esce martedì in libreria, Dio e il mondo che verrà, il libro intervista di Papa Francesco in conversazione con il vaticanista della stampa Domenico Agasso, edizioni PM, libreria editrice Vaticana, e sul nostro sito questa mattina ne trovate già un estratto. Un'altra frase della omelia che è molto suggestiva è quando il Papa dice che Dio è un padre innamorato e quindi non qualcuno che ci guarda dall'alto con indifferenza e che quindi non si coinvolge nelle vicende umane. Proprio questo, l'occhio di questo padre innamorato ci deve accompagnare nei momenti di solitudine e nei momenti di sofferenza. È anche bella l'immagine che ha usato il Papa, dice: ci accorgiamo su quanto è bello vedere, ecco, quanto è bello vedere due persone che si amano. È bello incontrare persone che si amano, che si vogliono bene, che condividono la vita. Di loro si può dire come di Dio: si amano così tanto da dare la loro vita. E in effetti è un'esperienza che si fa concretamente, no? Quando si incontra, per esempio, una coppia. E non a caso l'esperienza dell'amore umano è la metafora del rapporto dell'umanità con Dio, che spesso viene descritto nei profeti come una metafora sponsale, e quindi un rapporto di autentico amore, dal quale nasce appunto un atteggiamento a volte di meraviglia, perché sembra quasi che la nostra società lo stia dimenticando, ma anche di gioia. Ed ecco Papa Francesco, ecco che si affaccia alla finestra del Palazzo Apostolico e saluta la folla che è in Piazza San Pietro. Cari fratelli e sorelle, in questa quarta domenica di Quaresima, la liturgia eucaristica inizia con questo invito: Rallegrati, Gerusalemme. E qual è il motivo di questa gioia in piena Quaresima? Qual è il motivo di questa gioia? Ce lo dice il Vangelo di oggi. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Questo gioioso messaggio è il cuore della fede cristiana. L'amore di Dio ha trovato il vertice nel dono del Figlio all'umanità debole e peccatrice. Ci ha donato suo Figlio a noi, a tutti noi.
E quanto appare dal dialogo notturno tra Gesù e Nicodemo, di cui la stessa pagina evangelica descrive una parte. Nicodemo, come ogni membro del popolo di Israele, attendeva il Messia, identificandolo in un uomo forte che avrebbe giudicato il mondo con potenza. Gesù invece mette in crisi questa aspettativa, presentandosi sotto tre aspetti: quello del figlio dell'uomo esaltato sulla croce, quello del figlio di Dio mandato nel mondo per la salvezza e quello della luce che distingue chi segue la verità da chi segue la menzogna. Vediamo questi tre aspetti: figlio dell'uomo, figlio di Dio e luce. Gesù si presenta anzitutto il figlio dell'uomo. Il testo allude al racconto del serpente di bronzo che, per volere di Dio, fu innalzato da Mosè nel deserto quando il popolo era stato attaccato dai serpenti velenosi. Qui veniva morso e guardava il serpente di bronzo, guariva. Analogamente Gesù è stato innalzato sulla croce e chi crede in Lui viene sanato dal peccato e vive. Il secondo aspetto è quello di figlio di Dio. Dio Padre ama gli uomini al punto da dare il suo figlio. Lo ha dato nell'incarnazione e lo ha dato nel consegnarlo alla morte. Lo scopo del dono di Dio è la vita eterna degli uomini. Dio infatti manda il suo figlio nel mondo non per condannarlo, ma perché il mondo possa salvarsi per mezzo di Gesù. La missione di Gesù è missione di salvezza per tutti. Il terzo nome che Gesù si attribuisce è luce. Dice il Vangelo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce. La venuta di Gesù nel mondo provoca una scelta. Chi sceglie le tenebre va incontro a un giudizio di condanna. Chi sceglie la luce avrà un giudizio di salvezza. Il giudizio sempre è la conseguenza della scelta libera di ciascuno di noi. Chi pratica il male cerca le tenebre. Il male sempre si nasconde, si copre. Chi fa la verità, cioè pratica il bene, viene alla luce, illumina i cammini della vita. Chi cammina nella luce, chi si avvicina alla luce, non può fare altro che buone opere. La luce ci porta a fare delle buone opere. E quando siamo chiamati a fare con più impegno durante la Quaresima, accogliere la luce nella nostra coscienza per aprire i nostri cuori all'amore infinito di Dio, alla sua misericordia piena di tenerezza e di bontà, al suo perdono. Non dimenticatevi che Dio perdona sempre, sempre, se noi con umiltà chiediamo il perdono. Soltanto chiedere il perdono e Lui perdona. Così troveremo la vera gioia e potremo rallegrarci nel perdono di Dio che rigenera e dà vita. Maria Santissima ci aiuti a non avere paura di lasciarci mettere in crisi da Gesù. È una crisi salutare per la nostra guarigione, perché la nostra gioia sia piena. Angelus Domini, nun siavit Mariae. Et te concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Utigne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostri si infunde, ut qui angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione in cognovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideibus fontis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucet Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, 10 anni fa iniziava il sanguinoso conflitto in Siria che ha causato una delle più gravi catastrofi umanitarie del nostro tempo. Un numero imprecisato di morti e feriti, milioni di profughi, migliaia di scomparsi, distruzioni, violenze di ogni genere e immani sofferenze per tutta la popolazione, in particolare per i più vulnerabili, come i bambini, le donne e le persone anziane. Rinnovo il mio accorato appello alle parti in conflitto affinché manifestino segni di buona volontà, così che possa aprirsi uno squarcio di speranza per la popolazione stremata. Auspico altresì un deciso e rinnovato impegno costruttivo e solidale della comunità internazionale, in modo che, deposte le armi, si possa ricucire il tessuto sociale e avviare la ricostruzione e la ripresa economica. Preghiamo tutti il Signore perché tanta sofferenza nella amata e martoriata Siria non venga dimenticata e perché la nostra solidarietà ravvivi la speranza. Preghiamo insieme per l'amata e martoriata Siria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Venerdì prossimo, 19 marzo, solennità di San Giuseppe, si aprirà l'anno della famiglia Amoris Laetitia, un anno speciale per crescere nell'amore familiare. Invito a uno slancio pastorale rinnovato e creativo per mettere la famiglia al centro dell'attenzione della Chiesa
e della società. Prego perché ogni famiglia possa sentire nella propria casa la presenza viva della Santa Famiglia di Nazareth, che ricolme le nostre piccole comunità domestiche di amore sincero e generoso, fonte di gioia pur nelle prove e nelle difficoltà. Saluto i ragazzi e le ragazze della squadra Basket for All, accompagnati dalle loro famiglie e dai loro allenatori, presenti oggi in piazza. Bravi, continuate così, avanti. Saluto di cuore tutti voi, cari fedeli di Roma e cari pellegrini. E in particolare saluto i numerosi filippini. Che celebrano i 500 anni dell'evangelizzazione delle Filippine. Auguri e avanti con la gioia del Vangelo. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci anche a voi, ragazzi dell'Immacolata.